Iniziamo col parlare del lavoro fai da te che ha riscosso maggior successo, cioè il blocco all'interno sia degli sportelli della cabina che la porta della cellula abitativa. Un lavoro semplice ed economico che ti fa dormire più tranquillo. Altro lavoro, sempre per la sicurezza, è quello di aver montato dei blocchi esterni a paletta per una maggiore sicurezza. Altro lavoro è quello del secondo serbatoio. Qui ho speso sì, no, 35 euro ed ho un secondo serbatoio a tutti gli effetti, con pompa dedicata. Un altro invece è il lavoro dell'inverter che ho effettuato, acquistando l'inverter con tanto di comando visivo esterno con 136 euro. Altro lavoro che ho fatto è quello del montaggio del clima portato all'interno del cambio con una spesa proprio irrisoria. Per quanto concerne l'impianto del gas, ho escogitato un metodo per evitare lo scambio delle bombole quando una delle due finisce. Strategico è stato il lavoretto per trovare il luogo dove posizionare la macchinetta del caffè all'interno del camper, macchinetta del caffè che funziona tramite l'inverter di cui vi ho parlato prima. Un lavoretto molto risolutivo in termini di eliminazione di eventuali cattivi odori, o per quanto riguarda, a volte inseriamo la cassetta del bagno, del WC umida esternamente bagnata, è quello di aver creato una presa d'aria sullo sportello proprio del vano porta cassetta WC. Con questo video, sempre dedicato all'inverter, vi spiego come semplicemente con pochissimi euro ho potuto avere ed ho tuttora la 220 prodotta dall'inverter su tutto l'impianto del camper. Un secondo video, sempre sull'inverter, è stato necessario per rispondere ad alcuni vostri quesiti e perciò fare dei chiarimenti. Una volta avuto l'inverter in camper, perciò la 220, ho fatto un video in cui vi spiego come riscaldo la cellula abitativa mentre il camper è in marcia. Pertanto, free gas ed usando la 220 dell'inverter. Con questo ulteriore video vi spiego in che modo, con un semplice accessorio esterno, riesco ad evitare la formazione della condensa all'interno del camper e naturalmente non farlo gelare, cioè non farlo entrare freddo, mantenendo costante la temperatura interna dello stesso. Ragazzi, con questo video ho affrontato un problema molto annoso per quanto riguarda noi camperisti, cioè quando il frigo in estate non funziona bene. Ebbene, io con una semplice escamotage che vedete sul video ho risolto il problema, e il frigo anche in estate, con invece di essere posizionato a 5 palline, cioè al massimo, a 1 o 2 palline già rende e fa il ghiaccio anche all'interno del frigo, oltre che del congelatore naturalmente. Questo video non è tanto un video di lavori fai da te, ma è un video per dare un'informazione sulla valenza o meno della spray polvere a 12 volts. Qui, oltre a un lavoro fai da te, parliamo di una vera e propria manutenzione, cioè nel senso che parliamo del fatto che a volte non funziona il blocco tramite l'antifurto della porta della cellula abitativa e ricorriamo subito naturalmente all'officina motorizzata, e ci costa un sacco di soldi. Invece vedete facilmente come si può risolvere. Quest'altro video è un video come quello della spray polvere per testare questo benedetto asciugacapelli o phon a 12 volt. Tutto qua, è solo un sondaggio. Comunque non vi sono dubbi che sul mio canale troverete video quanto riguarda la rubrica cucinare in camper, troverete video quanto riguarda la rubrica di luoghi visitati, di argomenti relativi ai camper e tanto altro. Per cui buona visione, grazie sempre
per le oltre 2100 passa iscritti. Grazie per l'assiduità con cui ci seguite ed iscrivetevi, non costa nulla. Per noi, per me, Angela, è un segnale veramente di stima, di affetto e di amicizia. Attivate la campanella, così sarete avvisati di ogni video che sarà pubblicato su questo canale. Un abbraccio, alla prossima.